Fratelli e figli carissimi, prima di ricevere l'ordine del presbiterato, dovete manifestare davanti il popolo di Dio la volontà di assumerne gli impegni. Volete esercitare per tutta la vita il ministero sacerdotale nel grado di presbiteri, come fedeli cooperatori dell'ordine dei vescovi nel servizio del popolo di Dio, sotto la guida dello Spirito Santo? Sì, lo voglio. Volete adempiere degnamente e sapientemente il ministero della parola nella predicazione del Vangelo e nell'insegnamento della fede cattolica? Sì, lo voglio. Volete celebrare con devozione e fedeltà i misteri di Cristo, secondo la tradizione della Chiesa, specialmente nel sacrificio eucaristico e nel sacramento della riconciliazione, a lode di Dio e per la santificazione del popolo cristiano? Sì, lo voglio. Volete insieme con noi implorare la divina misericordia per il popolo a voi affidato, dedicandovi assiduamente alla preghiera, come ha comandato il Signore? Sì, lo voglio. Volete essere sempre più strettamente unito a Cristo, sommo sacerdote, che come vittima pura si è offerto al Padre per noi, consacrando voi stessi a Dio insieme con Lui per la salvezza di tutti gli uomini? Sì, con l'aiuto di Dio lo voglio. Prometti a me e ai miei successori filiale rispetto e obbedienza. Dio, Sì, lo prometto. che ha iniziato in te la sua opera da bambino, la porti a compimento. Prometti a me e ai miei successori filiale rispetto e obbedienza. Dio, Sì, lo prometto. che ha iniziato in te la sua opera da bambino, la porti a compimento. Prometti a me e ai miei successori filiali rispetto e obbedienza. Sì, lo prometto. Dio, che ha iniziato in te la sua opera da bambino, la porti a compimento.